con il nuovo corso della Lucchini. Gli ex dipendenti delle acciaierie hanno detto sì a stragrande maggioranza all'accordo siglato 2 giorni fa fra sindacati e la Cevital. Nasce così la nuova Aferpi, acciaierie e ferriere di Piombino. Sacrifici per i lavoratori, ma la speranza fondata di una ripresa industriale della zona. Soddisfatti ovviamente i sindacati. Sentiamo Gianni Mammoliti. I votanti aventi diritto 2160, i votanti 1388, voti sì 1266, i no 115, 5 le schede nulle e 2 le schede bianche. Alla fine è stato un plebiscito, il 91,6% dei votanti ha dato il via libera all'accordo tra sindacati e Cevital. Con l'approvazione degli ex dipendenti della Lucchini nasce di fatto la nuova Aferpi, sigla che sta per Acciaierie e Ferriere di Piombino. Conclusione positiva di un percorso su cui un anno fa nessuno avrebbe scommesso. A marzo 2014 veniva spento per sempre l'altoforno AFO 4 e pochi credevano che ci fosse qualcuno disposto a investire centinaia di milioni di euro su un sito da ristrutturare completamente. Ha confermato la bontà delle scelte che come organizzazione sindacale abbiamo fatto, perché era solo, il solo modo per dare una prospettiva a tutto il territorio, oltre che alla Lucchini Servizi. Certo, anche i lavoratori hanno dovuto rinunciare a qualcosa. C'è la moratoria sull'adeguamento del contratto, il blocco sugli scatti di anzianità per almeno 3 anni fino al ritorno alla piena occupazione. L'integrativo non c'è più. Sacrifici pesanti, ma c'è la garanzia della riassunzione per tutti i 2160 dipendenti entro il 2016 e la cassa integrazione nel frattempo. Buone prospettive anche per l'indotto e in generale per il futuro industriale di Piombino. Non ci dimentichiamo mai che il progetto prevede siderurgia, agroindustriale e logistica, e già molti bussano alla porta di Cevital per essere assunti, perché c'è bisogno di lavoro, lavoro femminile e lavoro giovanile. I progetti di Cevital sicuramente che nell'immediato presentano qualche sacrificio sotto l'aspetto economico, nel giro di pochi anni consentiranno che Piombino diventerà uno dei poli industriali più importanti d'Italia. Cronaca, un'altra tragedia sfiorata.